un riconoscimento alle imprese che apprezzano il lavoro svolto dai giovani studenti formati presso l'Istituto Tecnico Superiore Sistema Meccanica Frentano. E questo in strettissima sintesi, l'ITS Awards, consegnato quest'oggi a Lanciano presso il Palazzo degli Studi. Un riconoscimento per l'impegno sociale che viene attribuito a 21 imprese che operano sul territorio. E tra queste citiamo Sevel, Honda Italia, Denso Manufacturing, Adecco Fater, Imidraulics e poi ancora Selmec, Taumat ed altre ancora. Aziende internazionali che operano soprattutto nel comparto dell'automotive, che ha offerto la possibilità a decine di studenti di completare la propria formazione ed iniziare un percorso occupazionale. Al nostro microfono Gilberto Candeloro, presidente della Fondazione, una bella iniziativa, la prima iniziativa, questo Oscar, se vogliamo, dato a queste 21 aziende che si sono particolarmente distinte per aver raccolto gli studenti dell'ITS. 21 aziende importanti, 3 award, Platinum, Gold e Silver, non per fare differenze di qualità o di quantità, ma di percorso, quanto lungo è stato il percorso con noi. Parlare di responsabilità sociale e premiarla è una novità in questi territori, è una novità importante per noi, è l'evento zero, ma vorremmo e speriamo che diventi un evento centrale. Presidente, abbiamo visto come gli ITS siano veramente delle, come dire, delle incubatrici che formano questi futuri professionisti che fanno realtà poi sul campo in maniera diretta. Sì, sono questo e ce lo dice il placement del 93% che raggiungiamo, e quindi adesso abbiamo un impegno di crescere in quantità perché vogliamo attivare altri 2 corsi dopo i 2 che abbiamo attivato e un'ambizione per il 5° corso, come corso di altissima tecnologia sempre al servizio della meccatronica, e per questo stiamo approcciando sia il mondo delle start-up attraverso un incubatore certificato, sia stiamo creando, è un'iniziativa molto importante, un centro di eccellenza per l'IT con l'Università di Tor Vergata, e quindi questo ci aiuterà a formare questo 5° corso al servizio della meccatronica evoluta. Un'importante iniziativa, questo riconoscimento che viene dato alle aziende che in qualche modo agevolano l'ingresso nel mondo del lavoro degli studenti. Noi siamo sempre stati vicini alle eccellenze del territorio e ITS lo è, quindi sin dall'inizio abbiamo collaborato con loro per offrire ai migliori talenti l'opportunità di linkare quelle che sono le loro conoscenze teoriche con quella che invece è il mondo reale dell'industria, e noi pensiamo che questa iniziativa vada nella direzione giusta, perché il mondo nel quale oggi noi viviamo è un mondo in profonda trasformazione e in anticipo a quello che poi sarà l'evoluzione anche dei programmi in maniera un po' più ampia delle scuole, delle università, noi con questa iniziativa vogliamo dimostrare con un'eccellenza unita alla nostra esperienza che trovare lavoro è facile, soprattutto per le persone che non si pongono traguardi e che sono molto caparbe, come gli studenti che abbiamo accolto.